Bentornati su Gizmo. Oggi siamo in un posto particolarissimo. Intanto vi presento Nicolò Bellorini. Ciao Nicolò, benvenuto. Ciao Luca, grazie. Benvenuto a te. No, grazie. Dove siamo? Siamo al Samsung District. Casa vostra. Si vede, no? Si vede, anche alle nostre spalle sono tutti i prodotti più recenti e c'è illuminato l'S22 che è il nuovo flagship. Nicolò Bellorini, la carica è Head of MX Business di Samsung Italia. Io l'ho detto volutamente così perché voglio farti spiegare cos'è MX, che divisione è MX Business e perché è nata questa nuova divisione in Samsung. Allora, MX significa Mobile Experience, non è nata una nuova divisione, la divisione è evoluta, okay. Diciamo così. E Mobile Experience spiega un po' l'idea di questa evoluzione. Ovvero è la divisione che si occupa dei prodotti mobile, quindi da smartphone a tablet, note PC, wearables, tutti gli accessori, true wireless, e si occupa non solo di svilupparli e commercializzarli, ma anche di fare in modo che l'esperienza d'uso dell'utente finale sia ottimizzata attraverso quello che noi chiamiamo l'ecosistema di device, no? Noi oggi siamo tutti estremamente multi-device, che lo vogliamo o che non lo vogliamo, e quindi avere la possibilità di avere un'esperienza integrata da un device all'altro, semplice e flessibile, migliora l'esperienza d'uso, e quindi da qui la parola esperienza che diventa chiave nella mission della nostra divisione. Quindi diciamo quello che oggi fa la differenza è il passaggio senza frizione, mettiamolo così, fra un device e l'altro. C'è una logica nella quale tutto si completa e non c'è più quel meccanismo, una volta un po' macchinoso, dell'abbinare le cuffie prima uno, poi quell'altro, ma tutto deve essere in maniera intangibile e trasparente. Sì, diciamo su due livelli bisogna eliminare le frizioni. Il primo è il livello d'uso, quindi l'esperienza, quindi avere un linguaggio che collega tutti i device per poter interagire in maniera semplificata. Non devo imparare come interagire con il mio PC e poi imparare un'altra lingua per interagire con il mio smartphone, no? Questo è inefficiente. Quindi questo è il primo livello. Il secondo livello è fare in modo che i device parlino tra di loro senza il bisogno di operare delle configurazioni complesse da parte dell'utente, no? Quindi in maniera intelligente loro gestiscano l'ecosistema, che i miei dati passino da un device all'altro, e non solo i dati ma anche per esempio tutti i parametri delle configurazioni. Certo. Anche quando devo cambiare un device, devo fare un upgrade, che diciamo il mio profilo rimanga un driver fondamentale di utilizzo del mio ecosistema. Quindi la coerenza è sicuramente, la coerenza diciamo tra il vecchio e il nuovo e tra i vari device è un asset. Sì, la coerenza è semplificata. Ecco, la semplificazione poi, è altro. Accedere alle tecnologie in maniera democratica, che è uno dei capisaldi della Samsung, no? Che tu sia giovane, che tu sia vecchio, che sia alto, che sia basso, non importa, devi poter accedere alla tecnologia, e l'idea fondamentale è la semplicità di utilizzo, no? Quindi non dover avere delle competenze particolari per poter sfruttare al massimo l'innovazione tecnologica che mettiamo sui nostri device. Questo in quest'ottica voi state facendo molto focus anche sui notebook. Nel vostro ecosistema, che è un prodotto tutto sommato recente, che avete introdotto il portatile, sì. Che ruolo ha in questo ecosistema il computer, il notebook in particolare, e perché così tanti modelli? Il nostro DNA è quello mobile. Quindi la nostra lineup di Note PC si porta dietro questo concetto. Cioè abbiamo sviluppato un prodotto partendo dal mobile. Quindi non siamo partiti da quello che c'è sul mercato, quello che è la legacy dell'IT, no? Che invece è fatta molto di mondo tecnico, di specifiche, di configurazioni, di competenze, no? Molto dettagliate. Noi siamo partiti dal mobile, abbiamo osservato i consumatori, abbiamo capito un'idea molto semplice in realtà, che il Note PC è parte integrante di un sistema di device che afferiscono alla persona,
no? E quindi devono aiutare la persona a fare meglio, in maniera più produttiva, in maniera più semplice, quello che può continuare a fare poi dopo su un altro device o quello che magari faceva prima su un altro notebook che non era ben integrato, era più complesso, che richiedeva una competenza che non è detto che ci sia. Certo. E allora, poi deve avere anche delle caratteristiche di prodotto moderne, no? Oggi col NotPC si fanno molte video e quindi bisogna lavorare sulla fotocamera e sullo schermo, sulla connettività, sulla leggerezza, quindi una continuità di linguaggio d'uso, delle specifiche adatte al modo mobile con cui tutti ormai viviamo, ma anche, perché no, una continuità di linguaggio di design, no? Se io sono Samsung, in qualche modo devo potermi riconoscere con la tecnologia anche dal punto di vista di design, che parte anche quello dagli smartphone. Quanto vale il brand Samsung anche nella scelta di un prodotto apparentemente lontano come può essere il notebook o apparentemente, dico, o il wearable? Il brand Samsung vale moltissimo. In genere, se tu guardi le classifiche, certo, dei brand più valorizzati al mondo, nei top 5, no? Per cui è un valore riconosciuto dal mercato, non lo dico io, ma vale in particolare per influenzare le decisioni d'acquisto, no? Perché comunque dà delle garanzie di non solo di qualità, di performance e di resistenza, ma anche per esempio di post vendita, di assistenza, di disponibilità nei punti vendita, di disponibilità in termini di soluzioni all'acquisto, quindi accessibilità all'acquisto e soprattutto, che questa è forse la caratteristica di cui si parla un po' meno in pubblicità, ma che è unica di Samsung, in termini di sicurezza dei propri dati, che oggi sono proprio in sistemi complessi come quelli che sono quelli multi-device, la sicurezza è messa sicuramente alla prova, è forse l'elemento più vulnerabile dell'ecosistema. Nox ha richiesto tanto tempo per essere affinato, ma oggi è veramente un tassello fondamentale, anche nell'uso del telefonino e non solo. In più a Nox adesso si aggiunge Wallet, che è oggi che è disponibile da oggi. Freschissimo. E l'altra terza componente che è SmartThings, che puoi definire un po', sì, le Galaxy Foundation, sì, con i quali si crea questo legame, sì, sicuro e, sì, coerente fra i dispositivi. Per l'utente, alla fine, questo in che modo impatta? Parlavi di esperienza d'uso, in che modo impatta sull'esperienza d'uso avere questa continuità? Impatta in maniera fondamentale. Tu hai menzionato SmartThings, faccio degli esempi. SmartThings è una piattaforma che connette un ecosistema di device, giusto? Però detta così è troppo semplificata, perché in realtà c'è un lavoro dietro almeno su due livelli. Il primo è rendere facile l'integrazione di tanti device su una piattaforma che deve essere open. Piattaforma open vuol dire che la connettività deve andare al di là del brand, al di là dello specifico sistema operativo piuttosto che del firmware, no? E questo è un concetto fondamentale. Andando al di là, ovviamente si complica l'utilizzo, no, della tecnologia, ma SmartThings ha proprio questo, è intelligente. Cioè in modalità cloud to cloud riesce a scaricare i driver d'utilizzo di qualunque tipo di device e a configurarsi affinché il tuo ecosistema poi sia fruibile in, certo, maniera semplice. E questa è una cosa. L'altra cosa è, più device tu aggiungi al tuo sistema, più la sicurezza è messa a dura prova, quindi aumentano i punti di vulnerabilità e di violabilità. E quindi SmartThings è basato su piattaforma Nox, solo Samsung ce l'ha, no? In questo senso l'esperienza è semplice, di valore, ma soprattutto sicura.
Cioè io so che se connetto il mio smartwatch in un sistema dove c'è anche il mio Family Hub e ho bisogno che i due interagiscono perché l'agenda, la lista della spesa, i miei contatti, le mie preferenze, le mie configurazioni devono stare anche là, devo essere sicuro che questa connessione non sia vulnerabile e Chiaro. quindi insicura. L'anno scorso, durante sempre il Gizmo Mobile Show, avevamo parlato degli S21 l'anno scorso e ti avevo fatto una domanda chiedendoti: ma serve mai, se in qualche modo poteva succedere che il pennino entrasse in maniera un po' più integrata all'interno dell'S22? È Quest'anno è successo. successo, con l'S22 Ultra il pennino è diventato. Allora, ti chiedo, a distanza di qualche mese dall'annuncio S22 dell'Ultra Ultra. con il pennino, con l'S Pen, e anche in virtù di quello che state raccogliendo come feedback dei consumatori, che tipo di opportunità state raccogliendo e che tipo di, appunto, feedback state avendo dai consumatori da questa crasi di quello che una volta erano due dispositivi diversi? Allora, l'S Pen direi che è una delle feature più particolari, uniche, no? Riconoscibili tra tutte quelle di Samsung ed è una di quelle feature che sviluppa particolare affezione, loyalty, no? Fidelizzazione al brand e al prodotto. Un esempio era tutta la famiglia Note, no? Chi aveva il Note difficilmente se ne Esatto. andava. L'aver aggiunto l'S Pen con alloggiamento dentro l'S22 ha sicuramente dato una risposta chiara a chi aveva quella propensione, quindi si aspettava che la famiglia andasse avanti. Però ha fatto scoprire l'S Pen e l'esperienza d'uso dell'S Pen, che si addice a schermi grandi per utilizzi sia di produttività, firmo dei documenti, rivedo delle bozze, prendo degli appunti, ma anche di creatività, no? Quindi afferisce a varie sfere, no? Della vita professionale, privata delle persone e a questo punto l'ha fatta scoprire anche a chi invece era affezionato alla famiglia S. No? E quindi in qualche modo ha trasferito un beneficio che era esclusivo di un target abbastanza autosegmentato, invece a un bacino di utenza molto, molto più ampio. E Quindi questo sta dando dei risultati molto positivi. Quindi questa non è una massificazione, somma, ma è più della somma. cioè, Quindi, sì, sì. assolutamente, ma questa massificazione a questo punto delle spend vuol dire che la vedremo anche su altri dispositivi tipicamente, diciamo, che arrivano nell'estate italiana, che si piegano? Non mi tirerai fuori informazioni che non ti posso dare oggi. Sicuramente è un elemento importante nel nostro portafoglio, che stia dentro, fuori, sopra, sotto, ogni modello avrà le sue particolarità. Però c'è sicuramente una continuità di sviluppo su questo oggetto che è utile, è bello e piace tanto ai nostri clienti. Ma abbiamo parlato dell'S22, però, perché è il flagship, chiaramente. Però il protagonista di questo primo semestre sono stati anche tutti i nuovi modelli della serie A che hanno fatto faville. È un modo interessante, un modo Di intelligente questo anche semestre, sì. È per iniziato con l'S21 FE. È iniziato l'S21 FE, tra L'S21 l'altro, l'anno, è vero, esatto, che è attesissimo anche FE. quello, però è un modo per andare a prendere quella fascia di utenti che vuole la garanzia di Samsung, ma a un prezzo un po' più popolare. Ecco, questa è una fascia di utenti. Ti chiedo intanto com'è andato questo tipo di mercato, e poi ti chiedo se questo mercato è affine anche quello dei senior. Sono due cose un po' diverse. Partiamo dalla serie A nuova del primo semestre. Se guardi su qualunque reportistica di vendite, scoprirai che l'A5X, quindi A52 o A53, stanno stabilmente al primo posto con distacco rispetto a tutti gli altri modelli del mercato, no? Quindi questa è la prima risposta, Certo. è un modello apprezzatissimo e ha una fascia di prezzo che non è proprio di low o di entry, no? È, diciamo, non è un premium, ma ci si avvicina abbastanza, insomma, comunque questo significa che fa
nella fascia del mid segment, quello che chiamiamo la fascia media, comunque ha un impegno di spesa che è democratico, ma non è bassissimo, ma ha delle caratteristiche che spingono comunque il cliente a fare questo tipo di spesa. Il mercato, tra l'altro, nella fascia media si sta muovendo molto in questa direzione. Sta soffrendo in termini di quantità assolute, ma il valore tiene bene. Significa che il prezzo medio, anche nella fascia media, sta salendo, e sta salendo esattamente grazie a soprattutto questo prodotto, la 52, la 53, ma anche la 33 sta entrando nel mercato nell'ultimo mese molto forte, no? Quindi con caratteristiche di batteria, di fotocamera e di design che in qualche modo sono imbattibili per quel prezzo. Si adatta ai senior, perché no? Io la vedo così, il senior non la vedo una categoria a sé, anche perché il senior non vuole essere considerato una categoria a sé, sicuramente non vuole essere stigmatizzato in base allo smartphone che utilizza, no? Nessuno lo vuole e non credo che sia giusto che sia così. La UI 4.0, tra tutti i benefici che porta, sicuramente ha quello di avere ottimizzato l'utilizzo, no? Ha ottimizzato l'utilizzo e l'esperienza d'uso, rendendola, come dire, semplice e comprensibile a tutti, anche chi magari senior o non senior sia così vicino alla tecnologia. Quindi è accessibile, ne farei più un tema di che tipo di spesa il senior vuole Certo. fare e che tipo di utilizzo poi ne vuole fare. Io vedo molti senior che in tasca hanno il Fold 3 o anche l'S22 Ultra senza nessun problema. Anzi, lo schermo grande Esatto. forse è quello più adatto per i senior. Ma io sono d'accordo anche perché comunque alla fine le persone vogliono un telefono intanto bello, perché Tanto bello, semplice da da usare, utilizzare, completo, nuovo. eccetera. E poi E che non dia un'etichetta, no? esattamente, esattamente. Senior, junior, non credo che questo sia un obiettivo da perseguire. Quanti centri d'assistenza avete adesso in Italia? Ne abbiamo 100, oltre 100, di cui quasi 20 monomarca. E all'interno di questi centri d'assistenza, io li chiamo centri d'assistenza, ma assistenza, ma in realtà sono un po' di più perché non dico che sono un negozio, però sono un centro Sì, esperienziale. certo. Fate anche dei corsi per i senior, Sì. fate Non anche solo nei centri attività. d'assistenza, li facciamo anche nei punti vendita insieme ai nostri partner commerciali. Quindi facciamo o corsi dedicati a argomenti specifici che possono essere la fotografia, piuttosto che la produttività, l'utilizzo dello smartphone per qualunque tipo di finalità. Che possono quindi essere più adatti al senior o meno, però diciamo che anzi le nostre masterclass, come noi le chiamiamo, sono sempre più apprezzate e devo dirti molto trasversali da quel punto di vista, non è qualcosa dedicato ai soli senior. La cosa interessante è che siete l'unico altro brand, perché ce n'è un altro solo che però è di Cupertino e non è di Seoul, che fa questi esperimenti. E perché è importante avere questo contatto col consumatore non inframmezzato dal canale? Il canale è importante per, chiaramente per fare il serato, però qui c'è Noi un contatto diretto. è diciamo, intermediato dal canale in termini logistici, cioè Certo. noi comunque siamo sempre ospiti, tra virgolette, dei nostri partner commerciali. Seppur noi brandizziamo in maniera molto riconoscibile le aree Samsung, e proprio per questo probabilmente è ancora più importante stabilire una connessione diretta, no? con l'utente finale. È importante perché più è vicina la connessione con l'utente finale, più sono vicini i feedback che puoi ricevere per poter migliorare le tue offerte, le tue soluzioni e anche diciamo, la modalità di presentazione dei prodotti e anche in qualche modo massimizzi la possibilità che l'utente poi si trovi bene col brand e acquisti altri prodotti della famiglia, sia in ambito MX, ma anche altre, perché no, altre divisioni. Senti, ultima domanda sui centri d'assistenza perché ci tengo che i consumatori li conoscono bene.
non sono solo centri di assistenza, sono centri di supporto, anzi ti Certo. provoco, sono centri di risposte, cioè le persone possono anche solo andare a fare delle domande Sì. su come si usa il telefono. Sì. Quindi è un invito anche che Samsung fa di andare a approfondire il telefono lì dentro. Ovviamente lì si trovano i massimi esperti di Samsung, per cui qualunque domanda, anche la più complessa, sicuramente lì trovo una risposta competente. Senza vergogna, Senza entrare. vergogna, Okay. senza vergogna. Senti, scavalato il primo semestre del 2022, come vedi la seconda parte dell'anno? La seconda parte dell'anno credo che ormai il trend del mercato sia tracciato. Si parla molto di un momento caratterizzato da difficoltà dovute da eventi geopolitici molto complessi, un costo della vita che aumenta per tutti, oppure anche diciamo, un diverso share of spending delle famiglie in era post-pandemica. In realtà, come dicevo prima, per quanto riguarda il mondo mobile, a valore il mercato tiene bene e continuerà a tenere durante tutto l'anno. A valore è la cosa importante da sottolineare. Significa che non tanto che si alza il prezzo medio, quella è una conseguenza, non è una causa, ma a valore significa che i consumatori vogliono valore, sono disposti a spendere un po' di più, ma per del valore, cioè cercano effettivamente dell'innovazione, cercano dei nuovi form factor. Sulla famiglia Foldable siamo già alla terza generazione, abbiamo creato un mercato che non esisteva, ormai è mainstream, non è più una nicchia, l'awareness su questo tipo di prodotti è altissima, per cui sicuramente avranno un futuro molto molto positivo anche nel secondo semestre. Io ho ancora due domande. La prima è privata. Tu che dispositivi usi per te? Io Per il lavoro, per la vita privata uso di Samsung? Fold 3. Fold 3. Ho visto l'orologio, ce l'hai fatto vedere. L'orologio qua e le E Buds. le base. Computer? No, Il computer però non ce l'ho dietro. però comunque sarà Lo posso Samsung. far Però vedere, sarà sarà Samsung. È un Samsung Samsung. sicuramente. Okay. La domanda invece, l'ultima domanda invece è più seria, mettiamola Pensavo così. peggio sulla domanda personale, No, no, comunque vabbè, ero va bene. curioso di capire. Allora, di recente, lo cito JFK perché fa parte anche lui dell'Igizmo Mobile Show 2022, ha detto che in questa crisi che stiamo attraversando il ruolo dei brand è cambiato, perché mentre nelle altre crisi i consumatori, le persone cercavano rassicurazioni prima dalle istituzioni, con l'11 settembre, poi dalle banche, dagli enti, quando c'è stato il problema dei debiti sovrani, adesso il consumatore ha il problema di mantenere invariato il proprio stile di vita e quindi i brand leader, e voi siete il brand leader in questo segmento della mobility, giocano un ruolo fondamentale anche sociale per tranquillizzare il consumatore e in qualche modo fargli capire che possono mantenere lo stesso stile di vita sostanzialmente non andando a appesantire troppo gli investimenti. Ve lo sentite questo ruolo e in che modo lo sostenete? Ce lo sentiamo tutto, lo condividiamo sicuramente con i retailer e i nostri partner commerciali che in qualche modo insieme a noi impacchettano l'offerta per il consumatore. E se io penso quello che il consumatore oggi cerca proprio per cercare di livellare, regolarizzare il proprio spending, non, magari non correre dei rischi o non fare dei passi più lunghi della gamba in un momento in cui ci sono delle incertezze, mi vengono in mente, vanno moltissimo delle soluzioni all'acquisto, per esempio rateizzate o rateizzate magari anche quelle senza tanta burocrazia, va bene il finanziamento, ma io vorrei che il credit check venisse fatto, no, in 2 minuti, magari tramite il mio bancomat, senza dover portare altra documentazione. Sempre di più anche noi investiamo in questo tipo di soluzioni. Un'altra è, per esempio, valorizzare quello che tu hai già, no? Quindi tu hai già fatto una spesa in passato e per passare, per passare un nuovo smartphone o un nuovo tablet, è
è difficile, come dire, azzerare il valore di quello che c'hai in mano, psicologicamente anche per l'utente in questi momenti. Quindi poter valorizzare il tuo usato e magari addirittura incentivarti a darlo indietro in modo che io possa smaltire bene e correttamente tutti i materiali di quel device e darti, come dire, più convenienza all'acquisto del nuovo, vediamo che queste sono soluzioni molto molto apprezzate. Grazie Nicolò e bocca al lupo. Grazie Grazie a te, mille. crepi lupo. Bravissimo. Grazie per L'applauso, abbiamo detto tutto, no? Sono soddisfatto. Sì. Come siamo. Io ho assistito una lezione di comunicazione. Sono complimenti, no, bellissimo, molto interessante. È andato benissimo. Non so, non ho altri Va bene, va commenti bene. positivi. Grazie mille. Centro di sistema.